siamo davanti a un grandissimo professionista, serio, onesto e che penso che farà per i prossimi anni il bene del nostro club. Sapendo che ci sono anche giocatori incedibili comunque nella rosa, ecco, sui quali non derochiamo. Beh, allora, visto che hai fatto un po' un assist, diciamo così, a proposito di incedibili, chi è incedibile in questo Verona? I portieri non si toccano. Tutta la rosa dei portieri è confermata. A questo punto direi che sono arrivati 2-3 giocatori, non di più, perché lei ha citato Cancellieri, ma Cancellieri credo che sia un fiore che sta sbocciando. E quindi bisognerà capire quali opportunità di mercato dovremmo cogliere per raggiungere l'obiettivo finanziario, dopodiché i giocatori dell'Hellas Verona non sono né in svendita ma né in vendita a prescindere. Gli esterni di centrocampo sono confermati, confermatissimi, punti di riferimento. Sono tanti i giocatori che rimangono. Caprari è incedibile. Io conto su tutti. In particolar modo su Gianluca. Quindi sono la zoccolo duro. Quindi i capisaldi del prossimo Verona saranno, vabbè, senza che facciamo i nomi, ma li facciamo: Faraoni, Lazzo, Vice Veloso, tutti, Davidovic.